Io sono Riccardo Iaconelli, concludo questa serie di lezioni parlando di Cartanier in particolare. Allora, in generale di come contribuire su un progetto aperto open source. Quanti qui dentro hanno mai contribuito o lavorato su un progetto open source? Ok, perfetto. Allora, spero che questo sarà utile. Allora, quindi vi spiegherò un attimino come funziona lo sviluppo open source dal punto di vista dello sviluppatore, quindi che tool si usano piuttosto che strumenti di comunicazione, cose così, delle risorse che utilizziamo o utili in generale per lo sviluppo software o che utilizziamo in particolare in KDE, e un attimino delle tecnologie di base, delle librerie che sono specifiche di KDE, alcune cose che avete già visto, come il tutorial di Oracle QML, come viene applicato, come viene usata questa tecnologia, eccetera, eccetera. Io adesso vi farò un breve talk in cui parlerò di alcune di queste cose. Interrompetemi pure in qualunque momento, anche perché dopo questo breve talk io parlerò di quello di cui siete voi più interessati, perché parlare di tutte le tecnologie, come vi avevano chiesto, è un qualcosa di abbastanza ampio, quindi se mi dite siete interessati più ad analisi piuttosto che altre richieste, vi posso parlare in generale di queste tecnologie. Cominciamo un attimino dalle risorse che sono utilizzate per lo sviluppo. Allora, Git, quanti di voi hanno mai sentito parlare di Git? Perfetto, quindi tutti. Quanti di voi l'hanno usato? Per un qualcosa di tipo, ok, Così. fantastico. Quindi in realtà questo slide dovrebbe essere abbastanza ovvio. Git è praticamente il sistema di controllo versione che utilizziamo in KDE per tenere traccia del software. Dopo una lunga e devo dire abbastanza dolorosa migrazione da SQL, siamo riusciti finalmente a migrare. E è comodissimo per ogni tipo di utilizzo, c'è gente che lo usa anche per i backup, ovviamente. E vabbè, si trova riferimenti sul sito oppure su Google. Unito a Git utilizziamo uno strumento che si chiama ReviewBoard, che è molto comodo quando bisogna lavorare su progetti molto complessi come ad esempio KDE per quanto riguarda la gestione delle patch o la gestione di nuovi sviluppatori. ReviewBoard, quanti di voi l'hanno conosciuta? Due soltanto, ok. Mi sento, vabbè. Allora, ReviewBoard è una web application che era stata sviluppata da VMware all'inizio e tratta di pregare patch e fare proprio una gestione quasi come un backtracker di una patch di un nuovo sviluppatore per un certo progetto software. Noi abbiamo un'installazione su ReviewBoard, non so perché ho scritto ReviewBoard.kde.org. Redmine è un altro strumento estremamente interessante che utilizziamo, che è un modo per gestire progetti a livello di log, quindi un repository, implementazioni di repository, piuttosto che gestire dentro un progetto come pubblicare le news, piuttosto che fornire uno spazio per i download, questo genere di cose. E anche questo qui è stato introdotto con la migrazione Git e si è rivelato comodissimo. Un altro degli altri grandi strumenti che usiamo come infrastruttura è Barzilla. Penso che sia uno strumento molto più noto perché è comunque la storia dell'informatica. Quanti di voi hanno mai visto Barzilla in opera? Ok. Barzilla è uno strumento che serve agli utenti per riportare bug sulla vostra applicazione. Se avete mai riportato, qualcuno di voi ha mai riportato bug a cose come Firefox piuttosto che distribuzioni Linux? Ok, quello che usavate per riportare bug era Barzilla. Ed è comodissimo perché oltre a quello che vedete voi lato utente ha un sacco di strumenti per gestire lato sviluppatore, per gestire le varie cose. Ora, come si applicano tutte queste cose che adesso finora sono nomi? Come lo usiamo noi in KDE? Come potreste voi contribuire a un progetto come KDE? Beh, semplicissimo. Voi quando vi viene voglia di sviluppare su un
certo software perché avete visto un programma che manca una certa feature o cui pensate possa usare un vostro aiuto, cosa fate? Beh, prima di tutto ovviamente scaricate il codice sorgente. E per questo usate project.kde.org, che è la nostra installazione di Redmine, molto personalizzata, oppure adesso, dall'ultima release, è possibile anche da KDevelop. KDevelop, se non l'avete mai visto, è la cosa, è un software spettacolare per lo sviluppo C++. Provatelo, sta diventando sempre meglio ogni release, e adesso ha integrato una feature dove per la vostra destra avete direttamente tutto l'elenco dei progetti KDE o di una qualunque altra installazione Redmine configurabile e potete direttamente con un click passare da non avere nulla ad avere un ambiente di sviluppo pronto con il codice sorgente già preso, che è funzionante, eccetera, eccetera. Comodissimo. Vabbè, comunque, una volta che avete preso questo codice sorgente, fate il vostro hacking, scrivete il vostro codice e fate la vostra modifica. A quel punto, cosa si fa? Usando Git si genera la differenza e direttamente per linea di comando si carica su reviewboard.kde.org, che è la nostra reviewboard, in modo tale che il maintainer dell'applicazione, o chi per lui, possa accettare e rivedere la vostra patch, correggere eventuali problemi se ce ne sono, o suggerirvi di correggerli, e applicarla al software finale. Tutto questo funziona molto bene all'inizio. Soltanto che dopo un po', non è che tutti sviluppano sempre così. Io che sono uno sviluppatore KDE dal 2005, non seguo più questo workflow. Infatti, dopo un po' che iniziate a diventare dei contributori stabili a un certo progetto, vi fate un bellissimo account su questo sito qua, che è identity.kde.org, che è un provider, tra l'altro OpenID, piuttosto che diverse altre cose. Chiedete a uno sviluppatore che avete conosciuto durante il vostro lavoro di dare l'ok, diciamo, a questa cosa, e schiacciate la casellina voglio diventare developer, mettete il nome di chi avete sentito per l'ok e diventate developer certificati. Cosa vuol dire questo? Vuol dire ad esempio che avete diritto di push è una cosa, a chi è chiaro il push, il push? Commit, concetto di commit degli SCM normali? No, allora praticamente dopo, se volete, vi spiego nella parte in cui voi mi fate le vostre domande, vi parlo un attimo di più di Git e degli altri SCM che ci sono in giro e di questi termini. Però praticamente l'idea è che avete diritto di scrittura direttamente nei vostri programmi, ovvero che nel repository, ovvero voi scrivete la patch e direttamente la caricate sui server e sarà nel prossimo rilascio dell'applicazione. E la cosa bellissima di KDE, secondo me, è che nel momento in cui voi avete accesso, anche perché avete lavorato magari soltanto su un progettino, avete accesso in scrittura ovunque. E quindi potete lavorare su tutti gli altri progetti, potete migliorare tutti gli altri progetti. Comunicazione. Questa qui è una delle cose fondamentali per quanto riguarda i progetti open source. Infatti, specie all'inizio, specie lavorando in aree geografiche diversissime, è una cosa estremamente importante per sentirsi un unico gruppo di lavoro e per coordinarsi anche sul lavoro che si fa. E per questo si usa come tecnologia di instant messaging le solite IRC. Quanti di voi qua usano IRC? Hanno mai usato IRC? Perfetto, fantastico. Su Freenode, ovviamente, che è la rete IRC, tutto l'open source, o quasi tutto l'open source. E questi due canali in particolare ve li segnalo, dove ci sono tutti gli sviluppatori KDE e internazionali e soltanto un gruppo italiano. E in genere c'è sempre molta gente disposta anche a darvi una mano in caso non riusciate a fare qualcosa, piuttosto che avete bisogno di assistenza. Sono dei buoni posti. E poi, oltre a questi due, ci sono anche dei canali specifici se avete deciso di lavorare su dei progetti in particolare. Ormai vedo che la tendenza è creare tantissimi di questi canali, anche quindi molto molto specifici, anche per le piccolissime applicazioni. E sempre dipende dal maintainer di questa applicazione, di questa tecnologia. Però in particolare per tutte le cose che sono i pillar di KDE, cioè i pilastri su cui è stata costruita KDE 4, ci sono tutti questi canali, Fonati, Plasma, eccetera, eccetera. Oltre a questi, che secondo me sono tra i più utili, ci sono sempre i mailing list per tutti i tipi di comunicazione e un attimino più ufficiale, o quando, per esempio, c'è un problema di non facile soluzione, o anche in qualche caso particolare per
per mandare patch, anche se si preferisce usare ReviewBot. Gli mailing list rimangono sempre normalissimi mailing list, qui si accede dai soliti posti. Questo qui per quanto riguarda un attimino due o tre indicazioni su dove dovete andare se volete iniziare a lavorare su KDE. Tenete conto che molti altri progetti open source hanno qualcosa di simile. La cosa buona di KDE è che è anche un metaprogetto, nel senso che ovviamente richiede tantissimi altri progetti, quindi in genere ci sono tante squadre che utilizzano questi software e li adattano anche un pochettino alle loro esigenze, quindi controllate anche. Dipende da team piuttosto che da gruppo anche come vengono usate tutte queste cose. Quindi, ora dopo avervi dato un'idea di come si sviluppa nell'open source, vi dico due cosine, due sulle tecnologie base di KDE, o delle più interessanti che ci sono. La prima è Plasma, che dovreste aver già visto. Dovreste aver visto la creazione di un plasmoide. Ah, prima di tutto, una cosa che non so se vi è stata detta è il fatto che in Plasma ormai tutto quanto si può scrivere e sarà scritto in grammi.html, perché per i vantaggi che avete visto prima di tutto, e poi perché in realtà siamo stati noi tra gli iniziatori di QML, siamo stati noi che abbiamo dato gli input iniziali e siamo stati noi a costruirlo, perché l'idea di Plasma qual era all'inizio? Era di prendere e di dare la possibilità a chiunque di modificare il desktop molto velocemente, molto semplicemente, e di avere tutta la tecnologia della shell astratta in modo tale che si potessero fare nuovi esperimenti sull'interfaccia e cambiare il look and feel piuttosto che l'intero ambiente di lavoro, piuttosto che portarlo su altri dispositivi molto molto facilmente. E ci siamo accorti che con il C++, nonostante Qt4 avesse reso le cose molto più facili dal punto di vista del disegno e della performance, non era ancora quello che ci serviva. E allora è nato QML, che permette, con il linguaggio declarativo che avete appena visto, di creare interfacce molto belle, molto robuste in un attimo. Plasma, vabbè, è strutturato in... ci sono diverse classi, probabilmente mi adesso ne parlo direttamente se pensate che possa essere una cosa un attimino più interessante. Un applet, che è il plasmoide che avete già visto fare, poi siccome sapete ogni applet può essere, diciamo, messo tra virgolette tutto schermo, nel senso di diventare un container per contenere altri applet sé stante. Per esempio il desktop di Plasma è un applet, potrebbe essere un plasmoide. La folder view, che è la vista icone, è esattamente questo. Qual è la differenza esatta tra un containment, lo sappiamo tutti che c'è la folder view come plasmoide e la folder view come background del desktop, cioè come containment. Qual è esattamente la differenza tra i due? Ah, esattamente lo stesso codice sorgente, esattamente lo stesso plugin. Viene semplicemente, esiste in Plasma il concetto di form factor, ovvero il fatto che tu stia usando un certo applet in un modo piuttosto che in un altro, tu puoi controllarlo dal codice stesso e sapere se stai, in che tipo di ambiente stai girando, per esempio se sei un iconcino su un pannello o se puoi andare a tutto schermo, se sei un containment. E a seconda di quello puoi cambiare la tua visualizzazione. Nel caso di folder view, quello che si fa è fondamentalmente attivare o disattivare lo sfondo, perché se guardi la visualizzazione è identica. Però è esattamente lo stesso tipo di codice. Diciamo che mentre un applet è soltanto qualcosa che può essere aggiunto, un containment ha delle proprietà in più che sono totalmente astratte nel momento, cioè sono, non solo astratte, ma sono già realizzate dagli sviluppatori di Plasma. Semplicemente invece di sottopassare applet, sottopassa containment, che realizza l'applet, e ottieni il fatto di poter girare a tutto schermo e di poter avere degli altri applet inseriti nel tetto. A proposito di questi, quanti di voi hanno sentito parlare di Plasma Active? Ok, allora, Plasma Active che cos'è? È un progetto che è nato l'anno scorso per portare un'interfaccia nuova per i tablet basata su Plasma. C'erano già stati degli effort in quella direzione nel momento in cui si è cercato di portare a smartphone piuttosto che ad altri modelli, ma Plasma Active è stato un primo effort molto molto... Innanzitutto il primo effort che è andato effettivamente a segno portando un progetto concreto e che tra l'altro sta per essere venduto su delle tablet sperimentali per sviluppatori open source.
Con Plasmatic abbiamo realizzato quello che prima si pensava fosse solo una possibilità, nel senso l'idea di base di avere questa shell dove si utilizza tutto il codice e si cambia soltanto quella piccola parte legata alla visualizzazione. Plasmatic è basata totalmente su QML, è stata presa la shell del desktop e in qualcosa come un uomo solo che ha lavorato per 3-4 mesi da solo è riuscito ad arrivare a un'interfaccia grafica totalmente nuova, perfettamente disegnata sul tablet. E adesso stanno in mantenimento di Plasma, ha creato una piccola azienda per vendere queste tablet totalmente open source, un po' come un Arduino, diciamo, dove tutto è stato disegnato dalla community open source per la community open source. Potete guardare, si chiama makeplaylive.com se volete qualcosina, e lì si vedono i primi frutti di tutta questa stazione. E tra l'altro una cosa interessante che abbiamo fatto, siccome siamo tra i primissimi utilizzatori di QML, siamo tra quelli che l'hanno fondata, sono stati un insieme di components, tra le ultime cose che avete visto per il tutorial di prima, di widget che possono essere utilizzati dentro le vostre applicazioni QML. Adesso è quasi possibile creare applicazioni intere tutte direttamente in QML, perché abbiamo bagnato tutti i vari widget che ci sono, le line edit piuttosto che con uno stile consistente tutto quanto. Questo per giusto due parole su Plasma, poi vabbè, se volete qualcosa di più approfondito mi chiedete. Aconadi, quanti di voi hanno sentito parlare di Aconadi? Ok, un po' di più. Strano perché non è famosissimo. Comunque, cos'è Aconadi? Aconadi ha la gestione di tutta la parte che riguarda le informazioni personali, cioè il PIN di KD4. Come funziona in breve? Allora, è tutto basato su un'architettura totalmente asincrona client server, dove siamo server, c'è un'implementazione di C++ che è quella che utilizziamo, però le specifiche sono totalmente aperte, quindi è qualcosa come dire un server web, nel senso che c'è il protocollo definito che è HTTP e poi i server possono essere quelli che si vuole. Quindi un server che gestisce tutta la parte di storage dei dati su un database come MySQL piuttosto che e tutti i vari questo server ha diversi plugin che utilizza, che si possono essere caricato, che si occupano di tutta la parte di data fetching piuttosto che e tutta la parte invece dell'interfaccia utente dei vari programmi è la parte client che parla soltanto col server. Aconadi è stato utilissimo in quanto ha permesso di ristrutturare una parte estremamente complessa come la parte di PIM e di renderla estremamente più semplice e dal punto di vista dello sviluppatore, in quanto ad esempio aggiungere la funzionalità di sync con Google è stato questione di fare un plugin di 200 righe di codice ad esempio, e adesso il vostro calendario di KDE si integra perfettamente col calendario di Google, e anche dal punto di vista dell'utente, in quanto separando anche a livello di processo l'interfaccia utente dal server che si occupa di tutto il data patching eccetera, tu puoi avere il desktop con KDE chiuso, tutte le applicazioni chiuse, e questo server è molto leggero e ti occupa di tenere la tua mail aggiornata, ed è comodissimo per tutti questi motivi. Inoltre è totalmente type agnostic, lui conosce anche a livello di codice, voi avete l'idea della collezione che contiene più elementi o più collezioni a sua volta e dell'elemento. Nell'elemento c'è un payload che può contenere qualunque cosa possa essere serializzato. Quindi si può veramente tenere dentro qualunque cosa, non è limitata ai tipi di dato PIM. E in particolare utilizzando queste tecnologie stiamo sviluppando, io in particolare sono il maintainer di questa piccola parte, una soluzione di syncing completa col desktop. Perché? Perché nel momento in cui tutta questa parte è astratta, il contenuto in sé è astratto, perché soltanto il payload, il resto del codice rimane identico, abbiamo creato con OnCloud, con OnCloud è una cosa
conosciuta, quanti non sentite parlare? Perfetto. Ok, questa è un po' più conosciuta. Un cloud è giusto per chi non lo conosce così, non si senta perso, è un progetto server per fare una cloud personale ed è stato sviluppato da team di Cavalier. E praticamente si riesce a sincronizzare completamente lo storage Aconadi con OnCloud, in modo tale che più dati entrano in Aconadi, dati semantici, in segnalini piuttosto che ogni cosa, viene automaticamente sincronizzata, decappata piuttosto che sincronizzata tra vari dispositivi con il server OnCloud. Quindi è estremamente interessante, anche per sviluppatori è veramente veramente facile da realizzare. Io non mi guardate le API, dopo vi lascio il link dove trovare tutte le API, è veramente un qualcosa di stupendo. Telepathy è un'altra tecnologia abbastanza interessante, si occupa un pochettino di tutto quello che fa Aconadi, però per i send messaging. È una tecnologia molto più grossa adesso di Aconadi, nel senso che Aconadi ha avuto dei problemi, diciamo, politici da alcuni punti di vista, nel senso che quando è stata mandata l'integrazione in quella è stata chiesta l'integrazione in quella cosa rotta che si chiama Fedesto, che dovrebbe essere un modo per standardizzare tecnologie Fedesto, che invece a detta della stessa gente che c'è dentro è soltanto un modo per spingere tecnologie basate su GNOME. Piccolo discorso scolistico. Sì. Telepathy è più cross desktop, nel senso che esistono, funzionano implementazioni su GNOME, funzionano su KDE tranquillamente. Il progetto in particolare, Telepathy KDE, è molto giovane e molto molto attivo. Sono riusciti in pochissimo a andare totalmente a feature parity e sono i bravissimi ragazzi che ci lavorano sopra, e quindi potrebbe essere un qualcosa di interessante, in quanto che quello è semplicemente è più astratto del semplice protocollo Jabber implementato, per dire. Un'altra esperienza interessante è Solid, di cosa si occupa? Si occupa di tutta la selezione dell'hardware e della gestione del sistema di basso livello in KDE. È comodo perché permette a qualunque applicazione di avere un unico accesso all'hardware unificato, in modo tale che se sai che una certa cosa funziona con un'applicazione, ti aspetti che funzioni anche con l'altra. Non hai applicazioni diverse con implementazioni diverse che reagiscono in modo diverso a come cambia l'hardware. Ad esempio, è comodo, c'è un segnale che non viene spesso conosciuto, che è il segnale di ok, adesso devi risparmiare la batteria, e ogni applicazione può sapere in un qualunque momento quando fare determinate azioni e quando non farle, in base a come sta il sistema. Quindi tu hai un punto centrale di configurazione, piuttosto che il sistema dice ok, adesso è tempo di risparmiare la batteria, e tutte le applicazioni le gestiscono a questo, quindi si abilitano degli effetti piuttosto che un altro tipo di cose. E poi una di quelle che viene spesso chiamata in causa come problematica, ma che in realtà è ormai stabile e permette delle cose spettacolari, è Nebook. Nebook, quanti di voi sanno che cos'è? Ok, quanti di voi lo sanno perché hanno avuto problemi con Nebook? Perfetto. Nebook in realtà adesso è una tecnologia che finalmente è stabile. È stato un problema all'inizio, in quanto è un qualcosa di praticamente nuovo nell'utilizzo desktop. Si è visto qualcosa di simile nell'utilizzo enterprise, ma è la prima volta che viene applicato sui computer tutti i giorni. Fondamentalmente che cos'è? È un database enorme che si occupa di tenere traccia di più o meno ogni tipo di dato che tu possa buttare in un computer, nel senso che viene utilizzato per quello che ho chiamato il desktop semantico. L'idea di base che cos'era? Tenere traccia. Allora, l'idea di base quando è nata? È nata quando iniziavano a venire fuori tutte le tecnologie di ricerca istantanea, come Beagle. Non so se. Quanti di voi conoscono Beagle? Hanno mai usato Beagle per più di no. Sto sentendo vecchio. Praticamente che cos'era? Era una tecnologia di open source che era nata per ricercare, per fare una cosa equivalente a Spotlight. Spotlight è di macOS 6. Spotlight in realtà è venuto dopo, però diciamo questa è l'idea di base. E in quell'epoca era l'epoca in cui si stava disegnando KDE 4.
Allora cosa si è detto? Ho detto, ok, perfetto, tutta questa cosa nuova che sta venendo fuori sulla indicizzazione immediata, bellissima tutto quanto, solo che noi possiamo sapere molto di più su un file. Per esempio, supponiamo che un file sia stato scaricato da internet, possiamo sapere quando è stato scaricato da internet, possiamo sapere che non spesso coincide con la data che è registrata sul disco, possiamo sapere da che URL è stato scaricato da internet, se qualcuno dei contatti dell'utente ha mandato questo link da quale è stato scaricato, possiamo sapere dei tag sul file, possiamo sapere tantissime altre informazioni, e quindi non ha senso indicizzare le cose soltanto per nome file o eventualmente anche per contenuto, ma ha senso sapere, avere una connessione tra tutti questi dati e poterli mettere insieme per poter tirare fuori i dati rilevanti all'utente. Ora, questa tecnologia è estremamente complessa, come potete immaginare, perché fare uno storage performante è stata un'impresa. Ormai finalmente però è stabile, in quanto stiamo basando su backend sempre più reliable, che sono maturati insieme all'utilizzo degli utenti, perché prima non si avevano neanche questi modi di dati su cui testare questo tipo di cose, e viene usato anche in Aconati, per esempio. Molti di voi non lo sanno, ma Aconati utilizza, dalle ultime release, dalla 4.7, se non vado errato, utilizza moltissimo Nepomuk per tutte le sue funzioni, quindi di gestire i vari link tra le mail piuttosto che i contatti, piuttosto che può presentare agli utenti determinate informazioni. Questo è perché è interessante? Perché innanzitutto, vabbè, permette tutto questo storage di dati, ma soprattutto permette il fatto di poter tirare fuori questi dati, che è una cosa che per il momento in GPD è molto molto sottoutilizzata. Allora potreste fare diverse cose interessanti. Un esempio è, per esempio, un lettore multimediale che si chiama Bangarang, che dall'ultima versione è basato interamente su Nepomuk, e infatti con pochissimo codice, perché è uno sviluppatore solo che ci lavora veramente nel tempo libero, comunque permette, è fluidissimo, permette ricerche, se non l'avete mai provato non so come descriverlo, è proprio un feeling che si ha quando si usa l'applicazione. È una UI ultra responsiva, ultra fatta bene, e prende dati da ogni tipo di contenuto. E perché? Perché è basata semplicemente su Nepomuk. E si possono fare tantissime cose interessanti con questo. Voi avete a disposizione tantissimi dati sull'utente, sulle cose varie, e si può utilizzare. L'unica cosa che manca sono idee o il fatto di utilizzare questo tipo di cose. Quindi, altri link per approfondire un attimino di più quello che adesso vi sto dicendo molto brevemente sono Tagbase, che cos'è? È il wiki di KDE dedicato agli sviluppatori. Quindi ci sono tutorial su come usare le librerie di KDE e anche di Qt, in parte delle parti di binding, mica binding, ci sono le pagine dei progetti degli sviluppatori. Quindi tipo la pagina di Plasma in cui ci sono tutte le varie cose che riguardano Plasma, eccetera eccetera, e questo è tutto su Tagbase. È molto utile, molto sempre in espansione. È l'equivalente, se l'avete mai visto, adesso non potevo mettervi decine di link qua dentro, però di community.kde.org, che è un wiki simile, ma come dice il nome, è più orientato alla community, dove ci sono anche diverse altre risorse su come stare in KDE. Poi un altro sito estremamente utile, se volete sviluppare su KDE, è questo qui, api.kde.org. È l'equivalente del sito di documentazione Qt. Addirittura da lì potete scaricare il file .qch, che è il file di documentazione Qt, da importare direttamente dentro Assistant, ovvero dentro l'help di Qt Creator, o anche dentro Kdevel, che lo mostra come helping line. Poi PlanetKDE, che è un planet. Quanti di voi sanno cos'è un planet? Che è un aggregatore di blog degli sviluppatori KDE, comodissimo per le ultime notizie, per quello che succede. E LXR, questo qui, se iniziate a sviluppare,
diventa, questo qui è un server che praticamente ha tante funzioni in realtà. Una delle più comode secondo me è il fatto che ha un checkout completo di tutto quello che c'entra con KDE e voi potete fare cose come grep su tutto il repository in pochi secondi, perché sono una macchina abbastanza potente, piuttosto che altri tipi di ricerche. Quindi questo è comodissimo. Ok, quindi questo qui conclude la prima parte, che è la parte di talk. Adesso ditemi voi se volete vi parlare di qualcosa in particolare. Io lavoro su KDE dal 2004-2005, a livello di codice più 2005. Ho lavorato su Oxygen, ho lavorato su Plasma. Recentemente mi sto occupando della parte PIM con il progetto che vi ho detto prima, però poi ho toccato cose da molte parti, quindi non lo so. Ditemi voi se c'è qualche area che mi interessa particolarmente, vi posso dire qualcosa. Spero non mi sia addormentato. L'applicazione prima la vera dove di Python non si può spiegare a parole, in realtà non ce l'ho installato perché mi è crashato il PlayStation 2 giorni fa, quindi avevo restaurato il backup e punto. Allora Banger nel senso non è che adesso è una cosa trascendentale, però vi accorgete della potenza delle librerie di Nepomuk guardando un programma come quello, perché sembrano infiniti. Ok, è stata realizzata veramente con poco sforzo, eppure possiede tutte le caratteristiche per essere un player di altissimo livello. Nel senso, ha un database dove non so adesso bene, cioè è veramente difficile, sono cose che sono quasi più a sensazione, però è proprio la differenza tra un software fatto bene e un software fatto male. Ok, ci sono oltre la feature in sé, nel senso io adesso ti potrei dire un database che scannerizza i media e dici ok sì, quanti ce l'hanno, però è proprio il fatto che poi tutte queste cose le ritrovi in Dolphin piuttosto che ti cerca automaticamente le informazioni dai siti internet, ti aggiunge tag, la ricerca in questo caso diventa estremamente più veloce, ha un sistema di multimedia basato su Phone, che è un altro progetto KDE che praticamente permette di integrare audio e video in qualunque applicazione con pochissime righe di codice e viene tutto passato al backend, che per esempio potrebbe essere GStreamer piuttosto che VLC. Okay, quindi hai un lettore multimediale fatto con, adesso non ho misurato Banger in precisione, però 3.000, 5.000 righe di codice, a dir tanto, un'applicazione totalmente completa, basata su quello. Quindi, niente. Sì, questa cosa qui penso sia una delle cose più forti delle librerie di KDE, il fatto di quanto codice ti permette di riutilizzare. Plasmactive era qualcosa come 5-6.000 righe di codice per un'intera shell. No. Quindi questa qui è la grande potenza delle cose che si possono fare. Altre cose, altre tecnologie, non so. Cosa vi interessa di più? Vi interessa di più qualcosa tipo plasma o qualcosa? Allora, l'integrazione del scrivere applicazioni, chiap, in QML, quanto si potrà fare? In realtà si può fare già adesso. Widget comodi. Sì, allora. Allora, qual è? Ok. QML1 o QML2? 2. QML2 qual è stato? Allora, facciamo un attimo di introduzione. QT5, che sarà rilasciato a breve, come grossa feature, oltre un pochettino di pulizia delle librerie vecchie, porterà questo QML2, ovvero QML, che prima era una tecnologia di nicchia che era molto molto sperimentale, diventerà la tecnologia di base per tutto lo sviluppo software basato su QT, o comunque tutte le nuove interfacce, adesso quelle nuove cose su cui vuole puntare Nokia, Nokia punta ovviamente tantissimo su QML, che è nel suo core business. Ora, su QML1
siamo riusciti a integrare. Allora, attualmente c'è una limitazione principale, il fatto che il motore JavaScript non è esposto. E non è esposto by design, nel senso che tu puoi accedere all'oggetto che poi elabora il JavaScript, ma non puoi scriverci dentro. Quindi esportare comportamenti particolari, classi particolari, era veramente difficile in QML1. Siamo riusciti con un hack, nel senso, vabbè, adesso ci hanno fatto un tutorial su all'Academy 2010, se cercate su internet trovate esattamente la descrizione, no scusate, del 2011, se cercate su internet trovate per bene come la descrizione di questo hack, ma è qualcosa di veramente veramente brutto, e appunto funziona in Qt4. In Qt5 è più complicato fare questa cosa, adesso non so esattamente se l'abbiano risolta, ma penso proprio di sì, anche perché se non l'hanno risolta non succedono cose belle, nel senso che comunque sono me. Vabbè, oltre ad essere tra i maggiori tempi di questa cosa, comunque, non so, rompere questa cosa per nessun motivo valido non sembra una bella opzione adesso con che Qt ha uno sviluppo aperto, dovrebbe migliorare. Cosa succede? Abbiamo fatto questa libreria che si chiama libkdeclarative, che trovate dovrebbe essere una libreria, non mi ricordo se è a sé stante o nelle cappe di libro. Beh, comunque esiste questa piccola libreria con cui tu crei una vista, una risoluzione QML, dove fai tutta l'applicazione direttamente in QML con già tutta l'integrazione KDE fatta, quindi l'integrazione con la traduzione piuttosto che con i widget di default. Allora, questo qui è il motivo importante per cui bisogna sostituire il motore JavaScript, perché oltre alle cose di base che ti fornisce QML per utilizzare oggetti CPU dentro QML, tu devi fare, se vuoi fare un software vero e non un'applicazioncina per cellulari, o peggio, e poi neanche lì è tanto vero, devi poter mettere cose come traduzioni, che sono abbastanza importanti come potete immaginare, piuttosto che integrazioni col resto dell'ambiente. Quindi questo qui è un po' la cosa. Quindi, per rispondere in definitiva alla tua domanda, applicazioni QML sì, stanno già venendo realizzate, sono già realizzate su Plasma Active. Se vedi per esempio, è una stupidata il browser, perché è proprio più di una web, però è un'applicazione che già tranquillamente viene utilizzata. E sì, è possibile, sarà sempre più possibile, e dove puntiamo. Amarok tra un poco avrà una adesso con Summer of Code avrà una visualizzazione totalmente in QML all'interno, ovviamente dipende da quello che devi fare, chiaramente. Qua non saprei neanche cosa farvi vedere esattamente, nel senso che non so e quello che siete interessati e qualche grado avete di preparazione su queste cose, cioè quanto conoscete, ad esempio quando vi nominavo progetti così, vabbè, oltre che inutile anche farvi vedere, nel senso che andate, sono le interfacce per normalissime che sono utilizzate, che idee ve lo risegnalo perché salva la vita quando si sviluppa CPU, davvero. Dopo che lo provate vedete. Qualcosa di KDE più specifico? Aconadi? Aconadi. Allora, no, non è qui. Vabbè. Aconadi. Aconadi cosa vi posso spiegare? Allora, come funziona Aconadi un attimino? A livello di codice, esiste questa libreria che è nella parte di KDE PIMLIPS, cioè delle librerie specificatamente per il PIM, PIM è Personal Information Management, per chi non lo sapesse.
Quindi Agonadi si diciamo viene è un API molto semplice da utilizzare, in quanto si hanno quando si può utilizzare nel proprio programma per mostrare dati relativi agli utenti, l'unica cosa che bisogna conoscere, che bisogna dire ad Agonadi di specifico rispetto ai dati che si vuole utilizzare, è il MailType. Ok? Quindi io voglio tutti i contatti. Agonadi là va nelle sue risorse, nell'elenco delle sue risorse, si chiamano così, che sono non tanto che i plugin che si occupano di prendere i dati da file locale, piuttosto che da internet, piuttosto che da una cache, piuttosto che o dove vogliono, e cerca quale di queste risorse può fornire i dati di MindType richiesti. A quel punto tutto quello che ritorna è una collection, okay, è una collezione di diversi item, una collection root, e questa collection può essere navigata come un qualunque modello di Qt, oppure nel senso collection, vedi sotto collezioni, puoi avere, ci sono widget di default che ti mostrano che tipo di collezione hai, puoi avere widget più specifici in base al tipo di collezione che vuoi. Per esempio, io so che è una mail, esiste già un widget fatto per mostrare le collezioni di email, per esempio l'altra lettura di email, e non sto a usare un widget generico, magari può essere usato per una qualunque collezione, posso usare anche qualcosa di più specifico, piuttosto che posso scrivermi ad una io se voglio. E tutto quanto viene fatto con semplicissime query, dove tu hai ogni item, tu hai la tua collezione, item 1, item 2, item 3, eccetera eccetera, puoi avere le sottocollezioni che vuoi, dimostrare quanto vuoi, e ogni item è identificato in un documento, cioè una bellissima ID al periodo che contiene il dato, al MindType, e in questo modo viene tutto gestito in modo asincrono via chiamate via di bus. Di bus che in realtà potrebbe essere un problema, però, perché ovviamente. Ah, su di bus cos'è che esiste? Esiste una piccola applicazione di sicurezza che non è il massimo, però è una cosa che è un pochettino rotta su tutti i sistemi Linux, in quanto di bus è ormai lo standard per tutto l'interprocessing communication. E cos'è? Che ovviamente quando voi utilizzate di bus per queste cose, tutto passa attraverso il bus centrale del sistema, che più tanto è pesato, un dispositivo single user, è tutto perfetto. Ma nel momento in cui qualcuno può ascoltare per bene le vostre comunicazioni, capite che c'è un piccolo problemino di sicurezza, oltre che di performance, nel senso che spostare troppi dati è abbastanza difficile. In realtà poi questo nell'uso concreto non è troppo un problema, nel senso che ci sono dei modi più o meno per proteggere le comunicazioni sui bus, e tutto sommato il carico di lavoro si è rivelato essere una cosa decente. Il problema è che fin tanto che le bus rimangono standard, ci sono questi tipi di problemi. Allora, questo qui è una cosa generica, tutti nel mondo non sanno questo problema, e vabbè, queste qui sono le distribuzioni che però vedete, no? Vabbè. Questo per quanto riguarda, ho risposto alla tua domanda su Agonadi, poi davvero le altre cose sono le API. L'API dove si vede tutto. Una cosa interessante, se invece di accedere ai dati si vuole scrivere nei dati, è tutta la parte di API del plugin che permettono molto semplicemente di scrivere una cosa del genere, nel senso che è molto simile a quello che si fa per esempio se si vuole scrivere un plasmoide. Quindi è un piccolo pezzo di codice, molte parti sono già scritte, molte parti sono accessibili, c'è già una cache già pronta, ci si mette semplicemente in coda quando si devono prendere i dati remoti, quindi è anche molto molto ben fatto dal punto di vista dello sviluppatore, quindi plugare dentro nuove fonti di informazioni è semplice. E si ha la cosa buona che vengono mostrati in applicazioni estremamente complesse come Contact, o come le sottoparti di Contact, che vabbè, ovviamente, data la loro storia, dato quello che devono fare, sono giustamente estremamente complessi, senza dover perdere ore nel capire dove sta cosa e come funzionano le varie cose tra di loro.
semplicemente viene creato un piccolo plugin distribuito autonomamente, installato da chi vuole, o di default se ha senso, se lo mettete nel repository di Cartagier, e tutti quanti possono avere accesso a questo nuovo tipo di JavaScript. Semplicemente, non so se chi è di voi utilizza OneIDs per usare Contact? Ok, vabbè, comunque, no, adesso non posso neanche, praticamente si fa tasto destro, aggiungi calendario, ad esempio la lista dei vari calendari, si può prendere la ITA, si può prendere per Member Domino, si può prendere Google Calendar, Task List, eccetera eccetera. È molto semplice anche dal punto di vista di utente. E ci sono le varie interconnessioni con Plasma, con tutte le, tutto quello che si può presentare, perché poi ovviamente le cose interessanti iniziano a rifare quando si mettono insieme tutte queste cose. Per esempio si crea un Plasma che stiamo abbastanza utilizzando per quanto riguarda specialmente l'interazione con il testo semantico, in quanto si hanno, tu hai questa interfaccia dove hai i vari progetti, le varie attività, e tu praticamente hai un insieme di file piuttosto che insieme di libri, piuttosto che di persone con cui interagisci, che sono collegate con una determinata attività, e tutta questa parte è gestita nei MOOC, e hai suggerimenti su certe cose che puoi fare, che poi non vuoi fare, hai applicazioni associate con le varie attività, e puoi taggare il file, puoi condividerli, e la cosa bella è quando tu a questo punto hai un insieme di documenti, applicazioni, persone linkate tra di loro, che rappresentano un certo lavoro, una certa cosa, tu lo sposti sul tastino condividi e ti sposti tutto il tuo set di lavoro, di documenti eccetera sul computer piuttosto che su un altro dispositivo. Quindi ho un progetto X, i miei file, quello che ho aperto, quello che utilizzo, lo sposto da un'altra parte, cosa cambia? Cambia l'interfaccia, ma le cose su cui lavoro rimangono le stesse. Quindi è proprio questa nuova idea di interfaccia distribuita, dove i dati si sincronizzano e cambiano l'interfaccia in base al form factor, ovvero al dispositivo che si utilizza o il modo di interazione che si può usare con il dispositivo. Quindi quanti di voi adesso vogliono guardare le API di KDE, vogliono guardare qualche progetto di KDE interessante? La vostra storia. Spero che sia utile a questo, soprattutto nel senso, poi a seconda di quello che vedete che vi interessa ci sono diverse cose, ad esempio non lo so, ambito scientifico, Cantor, altra libreria per poter utilizzare tutti i software di matematica piuttosto che di analisi dati da un'interfaccia unica, anche lì da un plugin, ci sono tantissime cose, però bisogna vedere nelle specifiche. Io quello che cerco di darvi in questo talk è proprio un'idea su che cosa si usa, perché si usa, e di non essere persi, non ti dici ah aspetta, sì, mi piacerebbe contribuire a questa cosa, o vedo questo problema e mi piacerebbe dargli una mano a sistemarlo, però non so da che parte cominciare, ok? E io cerco di dirvi ok, cominciate da qua, queste sono le cose che si usano, perfetto. Quanto in Cartagier c'è scritto non in C++? Allora, in realtà abbastanza poco, nel senso che la community nasce, il progetto KDE in generale nasce nel 97, linguaggi di scripting all'epoca c'era poca roba, e quindi anche a livello sociale gli sviluppatori che erano più lavorati su KDE erano in C++, poi ovviamente essendo sviluppatori C++, l'applicazione C++ attiravano altri sviluppatori C++, e quindi è un attimino il problema dell'ovo e la gallina. In realtà ci sono tantissimi binding per tanti linguaggi, in particolare Python e Ruby sono molto, molto ben fatti, sono molto testati, e è stata scritta un'idea di policy qualche anno fa su che tipo di applicazioni potessero essere messe nei repository secondo quali linguaggi, e si è deciso che Python e Ruby erano abbastanza maturi perché applicazioni potessero finire tranquillamente nelle release ufficiali. Ti posso dire che ad esempio l'applet, che è l'applicazione che si occupa della stampa, è totalmente scritta in Python,
altre applicazioni specialmente contribuite, devo dire, da parte del mondo canonical, in un qualche modo, di Ubuntu e così via, sono scritte in Python. Quindi sì, diciamo che binary ci sono persone che li utilizzano, perché ci sono altri progetti magari non strettamente dentro KDE, come per esempio Recalibre, usa PyQt e PyQt, che lavorano tranquillamente. Nel repository in quanto tale non c'è tanta cosa rilasciata nel grande progetto, ci sono diverse cose in background, dipende tantissimo da chi sviluppa, però non ci sono assolutamente limitazioni. Diciamo, se tu mi chiedi, non so adesso che linguaggi ti interessino, se ti interessano altri linguaggi oltre Python e Ruby, il problema era un attimino... Io personalmente chiedevo per Python, ma... Ok, Python allora è perfetto. No, gli altri linguaggi, diciamo che questa pseudo policy, che però è anche lì, è molto modificabile, cioè non è che qualcosa è scritto una pietra. È il fatto che anche non ci sono applicazioni scritte con tipo in PHP, quindi capisci che dal momento che viene fatto magari a quel punto diventa anche mai fatto bene, quindi però questo è. Mi veniva chiesto altro prima da Perl, anche di Perl, sì, stesso livello nel senso. Ah, è possibile tra l'altro anche scrivere, non solo da applicazioni quadrupali, ma anche per esempio Plasmodi usando Python. Perché i binding sono su tutte le librerie, quindi è possibile scrivere plugin diagonali scritti in Python. Quindi posso avere il mio feature di Google Calendar scritto in Python, piuttosto che Ruby. Plasmodi. Plasmodi, ragazzi, sono dei plasmodi abbastanza complessi. C'è un launcher di menu che è scritto totalmente in Python, che è Lancelot. Ma Lancelot è in Python? Sì, Python. In realtà metà Python metà C++, però sì, utilizzo comunque moltissimo Python. Io sapevo di Veronix, che è quello per pulse audio. Ah, ok, sì. Pulse audio più sto lontano in generale, se posso, però... Altra tecnologia che no. Lasciamo stare il pulsario. Ma quando tutto funziona, se decidi di rompere tutto e devi cominciare da capo nel middle, però vabbè. Questo è il piccolo problema middleware che infatti abbiamo cercato di alleviare, diciamo, scrivendo i vari backend. Perché è un po' un problema. Non so se voi avete che fare un attimino con un po' di sviluppo. Lo sviluppo Linux, il fatto che per esempio ci passi dal disk è veramente, per nessun motivo, veramente valido, diciamoci, diventa abbastanza un problema, in quanto tutto il software che viene scritto deve essere o riscritto da zero o adattato molto dolorosamente. Noi abbiamo Network Manager, per chi non lo sapesse, cambia completamente ogni release che fa, per esempio la 0.8 è totalmente differente a livello di sorgente dalla 0.9, e le due versioni sono incompatibili, quindi non puoi tenere le stesse installate sul sistema, e cambiano completamente giusto per il gusto di cambiare. Quindi abbiamo una persona bravissima che non ha capito di talento, che deve essere, che tutto il giorno è lì a riparare il network manager perché si è rotto nella nuova release. Queste belle cose che... Peccato che mentre vorrei controllare dalle grosse distribuzioni, quindi... un pochettino ci becchiamo quello che non ci capita. Quando smetteranno di farsi la guerra capiranno che forse lavorare sulle stesse cose è meglio. Forse funzionerà tutto meglio su un punto di vista. Questo magari può essere dopo. Beh, visto che siamo in questione politica, ci puoi dire la cosa dell'Oxygen GTK, cosa sta succedendo, chi l'ha fatto? Oxygen GTK è sviluppato da team di Oxygen. Allora, semplicemente, cosa è successo? È che in realtà anche più o meno seguito da vicino, nel senso che ero un po' inattivo in quel periodo, però sono sempre stato nel team core di Oxygen, quindi l'ho abbastanza vista. Praticamente, lo stile delle finestre, che è questo che vedete, che disegna tutte queste cose, sta dentro piuttosto che la finestra, ok? Che non è altro che un plugin di Qt,
Era stata abbastanza non mantenuta, nel senso cioè, era stata sviluppata due volte per problemi tecnici nell'epoca del KDE 4.0. La sviluppatore che in realtà non si occupavano di quello, ma ci hanno dato una mano e poi si sono messi a fare quello che facevano, per esempio Krita, uno dei principali sviluppava, o comunque a un certo punto il tempo libero finisce. E praticamente è rimasto in uno stato, l'ha mantenuto per diverso tempo. Poi è apparso questo ragazzo, Ugo Pereira da Costa, che si è occupato di. Che adesso è diventato il nuovo maintainer del tema Oxygen. E oltre ad averlo mantenuto, ad averlo migliorato tantissimo, ha deciso che, visto che aveva finito quell'impegno, ed era più o meno l'unica cosa che faceva a livello open source, ha deciso, ma perché non lo scriviamo anche un tema GDK? E praticamente ha preso e ha detto, per fare in modo tale che ogni applicazione dentro KDE si adeguasse allo stile e avesse un look unico, e non queste cose che sembrano diverse ogni piattaforma che si gira. Anche perché poi in realtà lo studio è stato anche molto molto ben studiato per avere tutto questo feeling. Infatti se vedete la barra in alto, quello che c'è scritto KDE lavorare su un progetto aperto popular, che è la barra che è disegnata dal manager, è totalmente entra nella finestra. Ok, questa cosa qui si perdeva totalmente con le applicazioni GDK ed era bruttissimo vedersi. E lui praticamente quello che ha fatto è stato prendere tutto il codice e tutta l'esperienza, tutta la parte visuale di OxygenQT e scrivere un tema GDK in modo tale che le applicazioni si integrassero. È venuto un bel lavoro, nel senso, se provate adesso applicazioni di GDK in KDE, sembrano assolutamente nativi, che era l'idea. Alla fine molto più di degli app che c'erano qui. Tra l'altro magari vi posso dire anche di due cosine su Wayland, visto che ormai... Quanti di voi conoscono Wayland? Sentito. Ok. Conoscete bene perché... Quanti di voi conoscono perché deve rimpiazzare Xorg e perché Xorg deve morire? Ok. Praticamente, allora spiego un attimino gli altri giusto per avere un'idea. Praticamente, quanti di voi conoscono Xorg? Ok, perfetto. Quindi Xorg è questo bel progettino che, diciamo, è lì mantenuto in modi diversi dagli anni 70. Cos'è? E ovviamente è un pochettino antiquato in quanto design, perché i bellissimi mainframe, il fatto di avere tutto su un processore, un computerone centrale, i vari schermi distribuiti, diciamo che non esiste tanto più come idea. E quindi l'infrastruttura di Xorg, che è un serverone centrale e che comunica via rete, via socket con se stesso, perché c'è la parte che si occupa di gestire lo schermo piuttosto che rende lentissimo ogni tipo di comunicazione, oltre che per creare un testo moderno, sì, ci sono le estensioni come il compositing piuttosto che il sandwich, piuttosto che altre cose, però sono sempre livelli che si aggiungono uno sopra l'altro, uno sopra l'altro, uno sopra l'altro. Allora cosa si è deciso? Si è deciso, Intel ha sponsorizzato questa totale riscrittura, cioè proprio buttare via Xorg e rifare tutto offrendo un modo per scrivere driver molto più facile, perché adesso scrivere driver è stato leggermente migliorato con Gallium, però non è ancora perfetto. Scrivere driver per Xorg è veramente veramente difficile, e infatti questo è il motivo per cui non abbiamo una grafica pulita sul desktop Linux. Prendere, buttare via tutta questa parte e riscrivere una cosa sulle tecnologie moderne, accelerate e tutto quanto, e dove non ci siano tutte le varie distinzioni tra server grafico, window manager, eccetera eccetera, perché ti complicano le cose. Quindi c'è tutto i ragazzi che lavorano su KWin, che è il window manager di KDE, cioè quello che si occupa di gestire le finestre, di gestire tutta la parte di compositing, quindi ombre, trasparenze, accelerazione, eccetera eccetera. Sì, hanno già incominciato appena è stato possibile vedere Qt su Wayland a portare il loro window manager. Per ora totalmente all'oscuro,
però sembra che funzioni, veramente bene. Tra l'altro mi è venuto in mente, adesso che vi parlo di Grimming, una cosa che vi volevo dire non mi sono dimenticato, che dall'ultima release hanno aggiunto i binding JavaScript e QML a Kewin, e tutti gli effetti desktop stanno venendo descritti in QML, quindi è adesso possibile fare cose come il normalissimo tab switching tutto in QML, aggiungere effetti che avete voluto quanto totalmente accelerati e gestire le vostre finestre JavaScript e QML, che penso sia una cosa abbastanza interessante, diciamo. Quanto è veramente codice di basso livello, cioè tipo il plugin della neve, ho schizzato una certa combinazione di tasti per farmi ridare sul desktop, adesso in QML è una cosa veramente banale da fare. E quindi adesso Kewin sembrerà il primo manager veramente funzionante su Wayland, si sperano grandi cose, perché appena questa cosa sarà rilasciata sarà probabilmente la soluzione a molti mali di Xorg, ed è il fatto che la grafica su Linux ancora abbia, sia piena di bug. Per fare una desktop shell come Plasma Desktop, Plasma Network, cos'è che bisogna fare per fare il binario? Allora, la cosa in realtà è semplice, nel senso che tutta la parte di gestione della shell è astratta nella libreria di Apple. La shell Plasma Desktop stessa è un utente di, anche lì, 7-8.000 righe di codice di questa libreria. Praticamente, quello che si ha da fare bisogna... Allora, tutto questo adesso per ora è basato ancora su Qt Office View, per Qt5 o comunque appena possibile contiamo di buttare via tutta la dipendenza di Qt Graphics, rendendola opzionale, rendendola soltanto dove serve, penso, o sui sistemi della Qt4 oppure su... oppure dove serve. E praticamente quello che bisogna fare è prima di tutto creare una graphics scene o un equivalente, ovvero l'ente, una classe che si occupa di tutta la logica di gestire tutti gli applet, praticamente la parte, il container logico di tutti i dati, di tutti gli applet, tutte le varie cose, e quello lì in Plasma si chiama una corona, per l'ovvio, per la via associazione con l'ente fisico, diciamo. Oltre a quello, poi ovviamente bisogna creare la view, che potrebbe essere il nostro desktop piuttosto che questo pannello. Vabbè, ci sono già delle parti pronte per quanto riguarda questi due, se si vuole fare un pannello, perché anche tra l'altro il pannello è un containment e quindi è un applet, e quindi ci sono addirittura dei pannelli alternativi e bisogna riscrivere su tutto il codice per gestirlo, ma ci sono un sacco di funzioni di comodo. Si scrivono eventualmente i plugin base, quindi il plugin desktop, piuttosto che il plugin pannello, piuttosto che per la tablet abbiamo un container fatto apposta per avere il contatto della tablet, si caricano in un file main, si scrive un file in cui si dicono ok, questi sono i componenti di default, compila, prendi il codice CMYK, fai di plasma desktop e te lo copi per fare dall'altra parte, e l'hai scritto. È veramente veloce. Infatti fai conto che noi abbiamo Plasma Active, è quella sviluppata con anche un supporto commerciale, questi sviluppi e tutto quanto, dove adesso c'è il main focus, però c'è anche una shell per mobile che funziona tranquillamente su Mingo / Mer per quello che ne rimane, quindi tutta la parte di interfacciarsi col telefono, fono, con il resto della stack, ci sono plasmoidi di test, nel senso che non è che sono stati raffinati estremamente, però puoi tranquillamente fare una chiamata con Plasma su Migo, e poi c'è una shell per netbook che è stata la prima a essere creata quando i netbook si pensava diventassero ancora qualcosa di sensato prima che Asus facesse quello che ha fatto, quindi sì, ci sono queste, e ovviamente il desktop, quindi sono queste quattro shell. Però in realtà alcune di queste condividono anche delle cose, per esempio su Plasma adesso io posso utilizzare il containment search and launch, che è quello stato studiato per i network, e che per alcuni utenti può anche essere più comodo, in quanto ha dei pancioni grossi su cui si può scegliere piuttosto che la ricerca in basso.
Queste qui sono... Grazie.